sono tenuti venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2013, rispettivamente a Bari, Lecce e Villa Castelli, provincia di Brindisi, i tre concerti dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, composto da 70 elementi, e il coro Arcopu, formato da 240 coristi provenienti dall'intero territorio regionale pugliese, ed entrambi diretti dal maestro Giovanni Pellegrini, i quali hanno eseguito i Carmina Burana di Karl Orff. Tre serate musicali aperte al pubblico gratuitamente che rientrano nel grande progetto A Gran Voce. Nato dalla collaborazione di Arcopu, Associazione Regionale Cori Pugliesi, il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, il Coro Armonia dell'Ateneo Barese, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Villa Castelli, l'Università degli Studi di Bari e la Banca Carime, è finalizzato alla diffusione della cultura musicale tramite l'unione della coralità pugliese, ribadendo a gran voce che l'unione fa la forza e l'ideale della cultura va difeso e condiviso. Il rettore Corrado Petrocelli, nel suo discorso di apertura, ha citato un episodio che ha emozionato il mondo intero. Ma io ho pensato al concerto che avremmo tenuto mentre guardavo quest'ultimo struggente concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Greca, con questi musicisti e questa violinista che piangeva. E quando insieme, come ho detto, ai servizi essenziali ci tolgono anche alcuni diritti fondamentali come il diritto alla musica, il diritto alla bellezza, è come se ci togliessero una parte della nostra dignità e una parte della nostra vita. È stato bello questa sera ritrovarsi tutti qui, questa sera c'era il meglio della musica della Puglia, i giovani, coristi, musicisti, Lecce, Taranto, Foggia, da ogni provincia, nel cortile del nostro Ateneo, aperto come dovrebbe essere, come io l'ho sempre inteso, aperto alla città, aperto alla gente che ha risposto. Sono venuti a centinaia, sono rimasti qui, estasiati, hanno applaudito. Vorrei che questo fosse un richiamo a tutti coloro che ci governano per capire che insieme al sapere, insieme alla conoscenza, la musica, l'arte, la poesia, sono tutti elementi che fanno parte dei nostri diritti, come la sanità, come il lavoro, come la lotta alla povertà, la lotta alle disuguaglianze, che tutti insieme noi dobbiamo portare avanti. Quello di stasera è un grande esempio. Il presidente dell'Arcopu, Associazione Regionale Cori Pugliesi, si è invece soffermato sulle difficoltà dell'esecuzione. Il numero è sicuramente emozionante, parliamo di 300 artisti, 200 coristi circa e 80 orchestrali. Come dicevamo, appunto, un numero impegnativo, un coro che ha visto la partecipazione di artisti del coro provenienti da tutta la regione, quindi questo già emozionava, che si sono incontrati per due volte per una prova estremamente impegnativa, ma ovviamente con le parti studiate. Il risultato è quello che abbiamo appena ascoltato, quindi sicuramente i Carmina Burana sono tra la pagina di musica contemporanea più intrigante e senza dubbio difficile. L'esecuzione è assolutamente complicata, ma il coro ha retto meravigliosamente, insieme ovviamente ad un'orchestra formata da giovani professionisti. E, ecco, quando si lavora a più mani il risultato è quello che noi abbiamo visto e che commentavamo prima con il rettore e con il direttore del Conservatorio di Lecce. Domani siete a Lecce e dopodomani siete a Villa Castelli. Domani a Lecce, Palazzo dei Celestini, sempre alle 20:30 e chiuderemo la piccola tournée a Villa Castelli, che è un paese in provincia di Brindisi che ospita la sede di Arcopu e che ci vede lì per festeggiare i 15 anni dalla fondazione di questa struttura, di questa associazione che vede oltre 3.500 artisti del coro impegnati in tutta la regione, che vede oltre 70 gruppi corali, che vede gente che settimanalmente, mensilmente si incontra per fare promozione, per promuovere il nostro patrimonio musicale e culturale. A gran voce desideriamo complimentarci, come ha già fatto il rettore Petrocelli, per il nobile scopo di diffondere la cultura musicale di qualità.